Buonasera e ben ritrovati agli amici telespettatori di TV City e buon primo maggio a tutti voi. Proseguono gli approfondimenti a cura della nostra redazione con ospiti in collegamento in streaming, tema della puntata di oggi, non a caso il lavoro e in particolare torniamo ad occuparci nuovamente della crisi del settore marittimo. Lo facciamo con l'ospite di questa sera che vado subito a presentarvi, Alessandro Pico, segretario nazionale della Federmarcital. Buonasera Alessandro, grazie per essere in nostra compagnia. Buonasera a voi e buonasera a tutti quanti gli ascoltatori e buonasera a tutti i marittimi nel mondo. Grazie Cominciamo per con un avermi. saluto alla regia, al nostro responsabile tecnico Ciro Gaglione. Buonasera Ciro. Buonasera. Entro subito nel vivo della trasmissione. Abbiamo già affrontato nei giorni scorsi il tema della crisi del comparto marittimo, una crisi ulteriormente accentuata con l'emergenza Covid. Proprio nei giorni scorsi la Federmarcisa ha inviato una lettera al governo chiedendo di applicare un accordo internazionale di solidarietà. Di che cosa si tratta? La lettera non è stata indirizzata solo al governo, veramente è stata indirizzata anche alle due associazioni armatoriali, la Confitarma e la ex Federarlinghe, che adesso si è ingrandita ed è diventata Assa Armatori, perché poi in realtà sono gli armatori che gestiscono le navi e quindi danno in qualche modo l'occupazione. E la lettera in realtà, come voi forse avete già dato notizie quando è stata inviata attraverso un comunicato stampa, in realtà dice e fa un appello, ma non della Federmarcisa, fa un appello a tutte le parti interessate, perché personalmente e la mia organizzazione, quindi tutti i nostri, non vogliamo nessuna primogenitura, assolutamente, non ci interessa che lo facciamo noi, che lo faccia chi lo sappia fare e che lo faccia pure quelli che hanno tutto l'interesse a farlo. Quindi noi ci mettiamo per ultimi, non per primi. Abbiamo solo voluto dare un input, un consiglio e speriamo che questo consiglio possa avere un seguito per il bene di tutti. Che cosa dice in realtà la lettera? Dice solo questo: dal momento che c'è la possibilità di avere dei benefici che in qualche modo salvaguardano le aziende con i soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, con i soldi per adesso sono solo slice per parlare in termini vecchi come parlava Renzi, adesso fanno le video come stiamo facendo noi, alla fine però di denaro non se ne vede, va bene? Il momento in cui diciamo si dovesse verificare questa operazione, noi abbiamo chiesto una cosa semplice, abbiamo detto: diamo i soldi a tutti gli armatori perché è giusto che debbano avere i soldi, perché senza soldi non si cantano messe. In contemporanea però non possono essere soldi dati e gli armatori debbano poi continuare a fare che l'hanno fatto fino ad oggi. Nel senso, e lo sappiamo tutti, hanno fatto sempre cassa sfruttando la manodopera che c'è nel mondo intero. La chiamano comunitaria, la chiamano extra, comunque tutte persone che non pagano e non versano niente poi allo Stato italiano. Quindi partiamo da un principio serio. Siamo in guerra, finirà questa guerra avrà diritto a una ricostruzione, i soldi devono essere spesi in Italia. Quindi per farli spendere in Italia bisogna darli agli italiani. E allora i signori armatori dovrebbero capire, lo Stato mi auguro che capisca, perché sennò significa dare solo del denaro a chi già stava bene e che forse sta bene, lasciando poi tutto il resto del popolo alla solita e se non peggiore fame rispetto a prima di questa benedetta Covid-19. Non so se sono stato chiaro fino adesso. Quindi noi abbiamo detto, per cortesia, diamo questi soldi e nel frattempo però gradiremmo anche, perché qualche cosina ce l'hanno in tasca, non è che non ce l'hanno gli armatori. Però giustamente per far lavorare un po' tutti e quindi spartire la fame con tutti, non il benessere, ma la fame, si tratta di portare veramente un piatto grande
caldo a casa, non solo per il marittimo, ma per i suoi familiari, per i suoi bambini, per i suoi figli, per i suoi nipoti, un po' per tutto, per la città, per le città, per l'Italia, per la nazione. Quindi noi abbiamo chiesto semplicemente una cosa, che è stupidissima, abbiamo detto cerchiamo di far lavorare meno, ma lavoriamo tutti. Certamente ha un costo, e questo costo sicuramente tutti alzano le mani, cioè scusa, ma perché io devo far lavorare tutti? E peraltro poi non do benessere, ma do giustamente il poco da mangiare, e poi ci devo pure mettere ulteriori soldi, perché significa movimentare, significa quindi spese di burocrazia. Lasciamo perdere la spesa di viaggio per andare e tornare del marittimo, la potremmo sempre trovare delle soluzioni, ma il problema restano i costi che ci stanno in questi tipi di movimentazione. Quindi abbiamo chiesto allo Stato se possibilmente può defiscalizzare, o meglio, può dare in questo periodo di fame collettiva, va bene, la possibilità di non pagare questi costi extra che stanno su ogni imbarco. In contemporanea però abbiamo chiesto un'ulteriore cosa. Abbiamo detto, visto che comunque c'è la legge sul registro internazionale, questa benedetta 30, che penso ne sapete più voi oramai con questa televisione che noi, va bene, mi viene da sorridere perché è la realtà. Purtroppo la amara realtà. Esatto, ed è anche una triste realtà, perché credo che anche voi come giornalisti che seguite anche le povere persone, non solo noi che abbiamo la fortuna diciamo di stare un po' meglio, quindi vivete queste drammaticità alla pari di noi. E ripeto, quindi, che cosa ne abbiamo detto? La legge 30 dà quindi degli sgravi fiscali sul costo del lavoro, e le dà agli italiani, lo dà agli extracomunitari, lo dà anche per i comunitari cosiddetti europei. Abbiamo detto, allarghiamo la legge 3098, nel senso che, caro Stato, visto che tu comunque stai defiscalizzando a una parte dell'armamento, cioè quelle navi che fanno oltre le 100 miglia fra porti, va bene, fra porti nazionali, parliamo del cabotaggio, perché poi in realtà se vogliamo tenere i soldi in Italia dobbiamo tenere pure i lavoratori in Italia, cioè nel senso che seppure vanno a comprare qualcosa, comprano comunque in Italia, oltre a mettere quel pochino di denaro fresco che portano a casa. E abbiamo detto allarghiamolo quindi anche alle navi cosiddette minori, faccio un esempio, può essere la Caremar, può essere la Siremar, può essere qualsiasi compagnia, anche la più piccola compagnia, queste che fanno i famosi viaggi costieri, vabbè, diamo la possibilità di defiscalizzare anche a questi armatori piccolissimi il costo del lavoro. Così loro in realtà non hanno più motivo di dire non posso impiegare una persona, ma si creerebbero sicuramente dei posti di lavoro per salvaguardarci da questa guerra, perché se non moriamo di Covid moriremo di fame, ed è la cosa più brutta, e se non moriamo di fame moriremo perché ci ammazziamo l'uno con l'altro, e questo noi non vorremmo. Ecco perché abbiamo detto, caro governo, se puoi, convoca le parti, convoca pure i migliori sindacalisti del mondo, cioè i soliti noti, non mi interessa, ma fate qualcosa di utile una volta e per sempre per la collettività. Tutto. Pico, quali sono i numeri di questa crisi? Se parliamo a livello mondiale non esiste un numero, parliamo forse di qualche milione e 200 milioni e 400 mila persone, perché se tu pensi ogni nave da crociera ce ne stanno più di 1.400 in media, parlo delle navi globali, perché non è solo la Costa Crociera, la MSC, ci stanno una marea di compagnie di navigazione del mondo che fanno crociere. Se vai a Miami ci sono alla bellezza di 10 chilometri, va bene, di navi ferme, 10 chilometri solo a Miami, tutti i porti nazionali stiamo vedendo le navi ferme, le vediamo in Giappone, le vediamo dappertutto, oramai le navi da crociera non esistono più, non esistono più. E che cosa, però, che cosa fanno gli armatori? Che bisogna stare molto attenti, gli armatori probabilmente, se il costo del petrolio diventa così basso, tenderanno ad avere navi molto grosse, quindi a circumnavigare la cosiddetta Africa. Faccio questo preambolo per arrivare a un punto: più la nave è grande, sicuramente più trasporta,
ma l'equipaggio è sempre lo stesso, è sempre ridotto, quindi se ce ne volevano due di navi, con una fanno quello che facevano con due, e quindi significa di fatto tagliare i posti di lavoro. C'è la chiara volontà, quindi, a costruire navi merci che siano abbastanza, dei container per essere chiari, molto grandi, che possono circumnavigare tranquillamente, e quindi col costo del petrolio così basso, stiamo parlando di $13 a barile, al prezzo attuale, cioè zero, è zero, va bene? Pensa che stanno navi fuori i porti americani che devono scaricare il petrolio e non possono scaricarlo perché sono stracolmi i serbatoi a terra. Capisci che significa? Significa che non c'è bisogno di petrolio. E allora, quando faranno queste navi, probabilmente creeremo ulteriore disoccupazione, perché due vale uno. Quindi chiunque si illude, parlo pure dei traghetti, cioè più nave traghetto è grande, sicuramente si mangerà due navi, tre navi. Faccio un esempio, ho sentito che qualche armatore sta mettendo qualche nave nuova, vorrebbe parlare, venga, ci mancherebbe, tecnologie, vogliamo il green, vogliamo, noi vogliamo tutto, però la prima cosa vogliamo il lavoro, non possiamo non pensare se si deve fare il lavoro, chiaro? Certo, e quali sono i numeri di questa crisi nei nostri territori? Quindi i numeri della crisi, ti dicevo, chiedo scusa, non mi era poi sfuggito perché l'animo in questo momento è caldo come a tutti quanti, quindi chiedo scusa se divento a volte animoso. I numeri, penso, italiani della crisi, io penso che raggiungiamo intorno alle 80.000 unità in generale coinvolte nella crisi. Poi ci stanno quelli che sono più fortunati, sicuramente in questo momento stanno navigando, ma stanno navigando pure male, perché non è che siamo sono tutti ben attrezzati e sappiamo come muoverci, perché come vedete ogni giorno c'è un decreto nuovo che ti dice come ti devi muovere: metti la mascherina, togli la mascherina, metti la benda, togli la benda, mettiti il casco, togli il casco, mettiti, cioè non si capisce niente, perché effettivamente nessuno è in grado di dare delle direzioni vere, serie. Il mondo intero non è in grado di farlo, non solo in Italia. Quindi ripeto, se noi riusciamo a salvaguardare, riducendo il periodo di imbarco sulle navi, ripeto, a determinate condizioni, perché se no non l'accetteranno mai, quindi il governo deve fare la sua parte, anche perché non ha fatto niente per i marittimi. Tanto per essere chiari, ma non lo diciamo adesso, lo abbiamo detto da sempre, perché noi non stiamo nella spartizione di quel tipo di potere. Sanno benissimo i marittimi che cavolo è il Solimare. Il Solimare è nato insieme ad altri fondi pensionistici, va bene, che stanno là buttati nell'INPS, che appartengono agli autoferrotranvieri, alla gente dell'aria, agli edili, c'è di tutto e di più, perché è solo per creare dei posti, i cosiddetti consigli di amministrazione. E che hanno combinato poi? Allora, nel 2015 è stata fatta la legge, nel 2016 si sono incominciati a sedere sulle poltrone, si sono inventati nel contratto ultimo firmato, l'ultimo che è scaduto oramai da due anni e sarebbe da rinnovare, c'erano pronti, ma non so, rinnoviamo che cosa, di roba vecchia? Il mondo è cambiato dopo questa guerra, non sarà più uguale. E ripeto, hanno creato questo Solimare, e che cosa hanno salvaguardato nel Solimare? Il personale cosiddetto di terra, che appartiene all'azienda, e il personale stabile, quindi quei pochi, pochissimi che hanno la continuità dei rapporti di lavoro, e parlo in generale, smettiamolo questa parola di regno, a dire non esiste più, ma non da adesso, dal 2012. Dal 2012 non esiste più, quindi esistono gli armatori. Gli armatori quindi applicano il criterio di questo benedetto Solimare, dove possono, diciamo, succhiare in caso di necessità quel po' di denaro che viene dato, va bene, sia dagli armatori e sia dal lavoratore di tutti i tipi, per poter salvaguardare, ripeto, personale di terra e quei pochi che hanno il contratto collettivo di lavoro con la CRL famosa, e chi sta imbarcato sulla nave disgraziatamente deve sbarcare. Tant'è vero che chi si è trovato in questo periodo, su una nave e poi è sceso a terra, deve rientrare in quel meccanismo. Tutti gli altri non ci stanno. Il governo ci aveva garantito che questa situazione si sarebbe risolta. A oggi, nemmeno questo decreto d'aprile, che non ancora è uscito, sappiamo niente dei suoi contenuti. Quindi, se verrebbero
salvaguardate tutti gli altri che non hanno mai potuto usufruire della famosa cassa integrazione che viene pagata attraverso questo fondo che si chiama Solidare. Quindi questo accordo che voi proponete al governo prevede una rotazione degli imbarchi del personale navigante? Antonella, stavo parlando di due cose. Quello sì, quello è un'altra cosa. Io stavo completando solo l'aspetto per far capire, almeno spero di essere abbastanza, perché è fondamentale che la gente deve capire. Quindi se questo accade, perché poi i lavoratori pagano una piccola quota, un sottufficiale paga 4 euro al mese quando sta imbarcato o sta in CRL, e che ne so, uno più a bassa pagherà 1,20 euro, 1,30 euro al mese, cioè quando lavora. Noi stiamo parlando dal 2016 a oggi, quanto denaro è stato tirato via dalle persone dalla tasca, però comunque è stata fatta una rapina, perché se non potevano garantire, no, nessuno lo pensava, e quindi facciamo soldi. Adesso purtroppo si è verificata una cosa gravissima e non sanno come uscirne. Ecco perché il governo deve entrare e deve finanziare. Vuole finanziare il suo Solimare, va bene, non lo vuole finanziare, cioè desse i soldi alle persone, perché è un loro diritto come lavoratori, perché comunque hanno contribuito, è chiaro, a un senza padrone, ma hanno contribuito, perché sappiamo tutti che i lavoratori marittimi non hanno un contratto stabile, mai gliel'hanno avuto fare avere, ci abbiamo dato in tutto e per tutto, ma non c'è stato mai verso. Quindi esiste il famoso che tu sbarchi e non hai più niente a che vedere con la nave. La nave è l'azienda, quindi il momento in cui scendi non sei più nessuno. Sei un benemerito nulla. Ed è gravissimo questo. Ecco perché stiamo insistendo con il governo affinché in questo decreto di aprile possa dare un po' di luce a queste persone, che ne hanno pienamente diritto come qualsiasi altro lavoratore di questo mondo. Chiaro. È assurdo che parliamo di tutte le categorie, non si parla mai di questi benedetti invisibili che poi rappresentano il 30% del PIL nazionale, perché il trasporto via mare è una cosa, cioè senza le navi le merci non esisterebbero, gli scambi commerciali mondiali non esisterebbero, a maggior ragione in Italia. Ecco tutto. E dopo questa lettera quali saranno i prossimi passi della Federmarcisa? Io, per quanto ho potuto capire, dietro le quinte si stanno muovendo, perché noi ci tengono abbastanza in disparte, sai, oramai, ecco qua, primo paggio, c'è qua il governo, bisogna mettersi d'accordo, qua si è capito che governo e opposizione, se si possono scannare, si scannano, quindi il governo adesso ha fatto pure una scelta sindacale, ha preso i tre sindacati cosiddetti confederali storici che hanno sempre fatto parte dei loro, e si sono chiusi, si sono tutti chiusi, infatti tu non farai altro che vedere sempre le stesse persone. Hanno ragione, non sto dicendo, hanno in mano il potere, quindi fanno quello che vogliono, ma facciano qualcosa. Nessuno sta dicendo che non devi stare seduto là, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda come organizzazione sindacale, ma dovete assolutamente fare qualcosa, perché se non lo fate adesso non avete più tempo di fare, perché non saremmo noi a cacciarvi, ma sarà sicuramente il popolo che si arriva a mangiare. E non credo che è una cosa bella quello che io sto dicendo, e non lo voglio nemmeno augurare, però sono convinto, perché, ripeto, è una guerra, e tutte le guerre portano morti, fame, delinquenti, malessere, e chi è più in bravo e in gamba ne esce fuori. Noi vorremmo uscire democraticamente fuori, non dittare con una dittatura democratica come adesso, perché stiamo vivendo una dittatura democratica. Il fatto che siamo tutti chiusi in casa e non sappiamo che fare la dice lunga di che cosa significa la dittatura democratica. Ci auguriamo che il governo ascolti il vostro appello, e quindi continueremo sicuramente a dare aggiornamenti ai nostri telespettatori nelle prossime puntate di questo format. Io saluto e ringrazio Alessandro Pico, segretario nazionale della Federmarcisal, per essere stato in nostra compagnia. Un saluto naturalmente a chi ci assiste alla regia, il nostro responsabile Ciro Gaglione, e a tutti i telespettatori ancora buon primo maggio. Grazie. Arrivederci a tutti e buon primo maggio.